Buongiorno sindaco, siamo con Giuseppe Maglie, sindaco di Montesano Salentino. Anche quest'anno protagonista il paese che amministra, che rappresenta per questa bellissima manifestazione. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Come amministrazione e come comunità siamo contenti e orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo il campionato di ciclocross, l'organizzazione del Trofeo del Sorriso che ci dà lustro, è una manifestazione a cui teniamo molto. Sindaco, tanti ragazzi si ritrovano insieme a cooperare, a collaborare in ricordo, in memoria di una ragazza di Montesano che è Donatella. Sì, grazie per la domanda. Questo Trofeo del Sorriso appunto rientra tra le manifestazioni in ricordo di Donatella, che è una ragazza che è scomparsa in età giovane, e quindi noi la ricordiamo molto volentieri quando possiamo attraverso queste manifestazioni dedicate a lei. Ci vengo a sottolineare che insomma, lo sport sì, c'è agonismo, ma a noi interessa soprattutto l'aspetto educativo, l'aspetto sociale, l'aspetto del coinvolgimento, dell'amicizia, della solidarietà. Sono tutti valori a cui teniamo tanto, e per questo insomma voglio ringraziare chi si sta occupando dell'organizzazione, la Giornata del Sorriso, gli organizzatori, Tarantino e tutti gli altri. Li ringrazio, il nostro consigliere Rosso Verardo, per cui ringrazio tutti, siamo contenti e felici di avere il Trofeo del Sorriso a Montesano per il secondo anno. Riuscite a farmi sentire già l'applauso? Forza, accogliamo con un bel applauso il primo della categoria G6, tra poco esordiente per la MTV San Pietro Sali Bike, Luca Bardi! Dottore Piccolo l'ha squalificato per eccesso di velocità. Allora, applauso anche per Marco Russo, ragazzo che ha battagliato insieme a Luca all'interno di questo circuito. Liberate, non passate, cortesemente non attraversate, perché la trazione principale sono loro, sono i ragazzi. Il terzo arriva, Enea Contaldi, nella sua Montesano Salentino. Taglia il traguardo come terzo classificato in questo Mediterraneo Cross, in questo evento, in questo Trofeo del Sorriso. Partiti, non fate mancare il vostro applauso, che sia di incoraggiamento per questi ragazzi che sono pronti e che vede già in testa il bravissimo Anthony Montrone. Sta andando subito a prendere padronanza di questa gara. Voi fate sentire i vostri applausi al vincitore per Andrea Bike, Anthony Montrone. Subito dietro arrivano il secondo e terzo classificato in questa gara, parliamo sempre della categoria allievi, con il 107 De Palma e con il 101 Ivan Carrer. Andiamo a registrare anche l'arrivo di Cosma Rausa, fate l'applauso anche per lui. Cosma Rausa, pettorale numero 105 per Procit, la società organizzatrice tugliese, e questo è uno dei suoi prodotti migliori, Andrea Sicuro. Traguardo anche per Gabriel Mileo sul rettilineo d'arrivo, eccolo qua. Un applauso anche per questo giovane atleta che viene da Viciano, per il Team Bikers Viciano. Intanto applauso anche per un altro ragazzo salentino, Davide De Giorgi, pettorale numero 108. E l'arrivo per il giovane atleta della polisportiva dilettantistica Gaetano Cavallaro, Giuseppe Cassano, pettorale numero 110. Una serie di sfortune per Luca Pio Carbone, non oggi, perché conclude in perfetta posizione anche Luca Pio Carbone della Kalos Lecce. E poi questa bellissima volata ci porta a conoscere anche i vincitori nella categoria esordienti. Abbiamo visto anche la donna in gara che è Miriam Negro. Insomma, stanno per partire anche le categorie amatoriali, partite in questo istante. Per
Presidente, grandi contenuti anche quest'anno nell'ambito del ciclocross, grazie a questo circuito e grazie alle organizzazioni pugliesi. Oggi viviamo quella di Montesano Salentino. Sì, oggi è l'ultima tappa del circuito mediterraneo, ci accingiamo anche alla chiusura stagionale e anche dell'anno in una bella località come quella di Montesano, la società ciclistica tugliese Scuola Ciclismo Vincenzo Nibali, una società storica che sa organizzare molto bene le proprie manifestazioni in un percorso molto tecnico, bello, una giornata fredda proprio da ciclocross. La manifestazione cinge alla conclusione, siamo tutti contenti di come gli atleti pugliesi si sono anche questa volta messi in evidenza. A breve giungeranno le ultime gare stagionali, che sono l'ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross a Pontedera, e la domenica successiva ci sarà il gran finale con i campionati italiani a Schio in provincia di Vicenza nel Veneto. Sergio Quarta, presidente provinciale del comitato provinciale Lecce, tu osservi molto più da vicino quelle che sono le organizzazioni qui nel Salento. Il ciclocross a chiudere ha scelto proprio Montesano Salentino, quindi Sergio, come vedi questo movimento, queste organizzazioni? Noi stiamo già pensando alla programmazione del 2020 e cercare adesso di riorganizzarsi e pensare a quello che potrebbe essere la programmazione di tutta l'attività dell'anno prossimo. Speriamo bene di poter fare, di continuare, di consolidare quello che è stato già fatto e di potersi anche migliorare ancora, sia in tutte le categorie, sia nei giovanissimi, sia nelle attività agonistiche e poi anche amatoriali, perché il mondo amatoriale si sta avvicinando sempre di più al ciclocross e noi ne siamo ben contenti, perché noi abbiamo una grande tradizione come Federazione Ciclistica Italiana. Ricordo che state assistendo al Trofeo del Sorriso, ultima tappa del Mediterraneo Cross. L'atleta che taglia per primo il traguardo, e parliamo di Alessandro Ricchiuti per il team Eurobike. Dalla Basilicata il secondo, il rivale di Alessandro Ricchiuti, il bravissimo Mattia Baralla per il team Bikers Pigiano. E poi il primo tra gli amatori, Maurizio Carrer. Fate un applauso a Maurizio, eccolo qua. Arriva anche il terzo degli juniores, parliamo di Gianfranco Lonoce del Procit. I master, i più forti, vedono anche il bravissimo Biagio Pallisano, vettorale numero 76. Il Donatello Viola, eccolo qua. Seguito a poca distanza da Antonio Russo. Il terzo alla testa di questa corsa è Salvatore Tarantino. Ragazzo che vince, festeggia.